Benvenuti a tutti quanti, bentornati a Nemo dice cose. In questo episodio ci occuperemo di un'altra buona parte degli eserciti, andiamo ad analizzare le secondarie degli eserciti imperiali. In particolare, come vedete dalle icone, parleremo di Sorellanza, Custodes e Imperial Knight. Diciamo tre eserciti tendenzialmente molto giocati, molto forti. Passiamo subito ad analizzare la Sorellanza e passiamo, scusate, iniziamo con Slayed Heretic. Una secondaria questa che si completa a fine battaglia, quindi teoricamente abbastanza buona, in realtà non troppo semplice da portare a termine. Banalmente faremo fino a 5 punti vittoria se riusciamo a distruggere unità nemiche con armi Requiem, 5 punti vittoria se riusciamo a distruggere unità nemiche con armi a fiamma, 5 punti vittoria se riusciamo a distruggere unità nemiche con armi termiche. Allora, in teoria non sarebbe neanche male, se non fosse che le armi termiche probabilmente sono indicate per un meta da veicoli, che come vi ricordo non è che sia proprio il meta attuale. Le fiamme, a mio avviso, non riusciamo a metterne una quantità notevole. E i Requiem, adesso come adesso, con la regola molto diffusa, armatura del disprezzo, Armor of Contempt, adesso non ricordo nello specifico come è stata tradotta, probabilmente anche questa non è una soluzione semplice, molto situazionale, molto situazionale. Se il nemico, come al solito, ha un esercito molto diffuso, nel senso con tantissime unità molto piccole, e io una costruzione dell'esercito che me lo permette, quindi devo avere abbastanza termici, abbastanza armi a fiamma, abbastanza armi Requiem, probabilmente meglio di altro posso scegliere questa. La missione secondaria insiste su Purge the Enemy, quindi la stessa tabella di Assassino e Abbattetelo. Sicuramente non ci parto da casa. Passiamo poi a Defend the Shrine, secondaria in questo caso invece molto molto migliore, non anche qui in assoluto in tutte le missioni, per esempio quelle con gli obiettivi più distanti probabilmente non è semplice né da prendere né da portare a termine, ovviamente la sconsiglio e vi rimando per conoscenza delle missioni poi alla serie con dove analizzo le missioni del chapter Nephilim. Missione che mi fa fare 3 punti vittoria se controllo l'obiettivo denominato come Shrine all'inizio del passo di pre-battaglia. Devo scegliere un segnalino obiettivo che non è nella mia zona di schieramento, lo denomino altare sacro, e da quel punto in poi farò 3 punti vittoria per ogni volta che controllerò questo obiettivo alla fine del mio turno, quindi neanche troppo male. Come controaltare, visto che di altari parliamo, alla fine della battaglia, se il mio nemico controlla il segnalino denominato, al contrario ne perderò 3, ovviamente fino a un minimo di 0 in casi molto estremi. Questa è ovviamente molto migliore di Slayed Heretic. Molto buona, dipende però da alcuni fattori, in particolare non tanto l'esercito nemico o la sua propensione all'attacco, quanto dalla missione. Rimane comunque molto buona, ci posso costruire sopra una strategia
includendo la sua, come si dice, il portare avanti questa secondaria già in preparazione di lista. Un'altra molto utilizzata, adesso a mio avviso un po' meno forte rispetto a prima, è Atto di Fede, A Leap of Faith di No Mercy No Respite, che ci va a togliere Grind and Down, quindi Attrito e No Prisoner. In questo momento, secondo me, dipende da molti fattori. Questa secondaria è strettamente legata al sistema di punti fede della sorellanza. Non può essere portata a 15 punti totali, ma solo a un massimo di 12. Per portarla a termine, devo fare due atti di fede durante il turno, per fare due punti. Per fare un punto, scusate, due punti, se ne porto a termine tre o più. Ovviamente c'è anche una condizione, aggiuntiva, per cui faccio, un punto fede addizionale, se faccio un atto di fede aggiuntivo. Quindi è una secondaria che, prevede che io spenda con una certa continuità questi dadi fede sia nel mio turno che nel turno dell'avversario. Prima era molto più fattibile, in questo momento, secondo me, essendo che le armate sono molte più incentrate al corpo a corpo, probabilmente non riesco a portarla veramente a termine se l'esercito che mi trovo davanti è un esercito pesantemente da corpo a corpo. Ho un esercito che non mi permette di usare questi atti di fede perché insiste su una sola fase e quindi non mi dà magari libertà di manovra perché posso usare i punti, scusate, i dadi fede per correre, per fare i test di disciplina e cose varie. I punti, questi dadi vengono conseguiti o comunque aggiunti al cumulo dei dadi fede se vengono distrutte delle mie unità. È chiaro che a meno di non giocare regole particolari come il tratto di Nostra Signora Martire o altri espedienti, in questo momento è leggermente più difficile fare questi dadi fede, tale per cui rimane più difficile fare questa secondaria. Quindi dipende da molti fattori. Riassumendo molto in breve, se il mio nemico non ha una fase di fuoco particolarmente significativa, probabilmente questa secondaria in quella partita non fa per me. Ultima missione di Shadow Operation, Sacred Ground. Questa è banalmente molto forte. Molto forte, anche qui dipende dal numero di punti, scusate, di obiettivi che si trovano sul campo di battaglia. L'azione mi dice, un'unità fanteria o culto imperiale inizia a fare l'azione alla fine del movimento, uno o più, quindi paradossalmente la posso iniziare diverse volte insieme e sarebbe opportuno per portarmi subito a casa un bel cumulo di punti. Se siamo in controllo, come al solito, di un obiettivo che non è già stato consacrato, quindi non ci ho già fatto sopra l'azione. Unica nota dolente, nella successiva fase comando chiudo l'azione o alla fine della battaglia, ovviamente. Se riesco a portare a termine l'azione farò un punto vittoria se si trova nella mia zona di schieramento, 5 punti vittoria in qualsiasi altro caso. Diciamo che per essere una Shadow Operation, se ho modo di esplorare e la sorellanza ha modo di farlo o ho tempo di gestirmi gli obiettivi fuori dalla zona di schieramento, penso banalmente alla missione 11, tanto per fare un esempio, o alla missione 23, anche se un po' più rischioso,
In questo caso è una secondaria che vado a prendere. Secondaria molto buona perché come Shadow Operation mi fa chiudere in determinate missioni quegli 11 punti con una certa facilità. Banalmente, se l'esercito è troppo aggressivo, prende troppo campo, non avete sicurezza di durare il tempo necessario per chiudere questa secondaria, per chiudere l'azione, ovviamente non ci partite da casa. Diciamo che in questo momento forse è più da categorizzare come un mid tier, perché anche la sorellanza stessa cerca magari uno scontro più ravvicinato, cercando di portare a termine Leap of Faith, la secondaria dei dadi fede, piuttosto che avere un controllo campo più interessante. Quindi diciamo che fa un semplice gioco al massacro con un esercito simile MSU, Multiple Small Unit, quindi parliamo di eserciti con tantissime piccole unità. In questo caso ovviamente è più indicato a Leap of Faith, perché se mi distruggono unità prendo il dado che poi posso spendere per poi andare a chiudere la secondaria. Quindi volete un tipo di gioco un po' più difensivo, scegliete Sacred Ground. Volete un gioco un po' più spregiudicato, è Leap of Faith. Secondo me, nonostante tutto, rimane molto buona perché rispetto ad altre secondarie di Shadow Operation, bene o male, il più delle volte ci permette comunque, diciamo, un 11 punti con una certa facilità. Ovviamente sempre attenzione a quale missione state giocando. Passiamo poi subito ai Custodes. Custodes che con questo chapter hanno ricevuto diverse belle batoste, così come un aggiornamento delle secondarie a disposizione. Partiamo con quella di supremazia sul campo, ovvero Stand Vigil. Alla fine del battle round portiamo a casa 3 punti vittoria se controlliamo più segnalini obiettivo del nostro avversario che non siano nella zona di schieramento. Allora, diciamo che questo sembra una versione monca, una versione un po' diciamo rivista e corretta del vecchio della vecchia secondaria, che permetteva un controllo campo che poi sceglievano tutti, che era stretta soffocante. È leggermente più difficile da portare a termine e anche questa non si adatta benissimo a tutte le missioni a cui gioco. Molto semplicemente, se sto giocando una missione con numero di obiettivi dispari, probabilmente è più forte di una missione in cui ho a disposizione un numero di obiettivi pari. Quindi sicuramente per forza di cose, per come è concepito l'esercito di Custodes, è una secondaria con cui ci parto da casa. Non tutte le liste di Custodes prevedono questo tipo di secondaria. Nonostante questa, rimane una buona secondaria, la mettiamo come molto buona. Banalmente non la scegliete se avete un numero pari di obiettivi sul campo e l'avversario è abbastanza aggressivo o resistente tanto quanto voi. Immagino un mirror, immagino uno scontro con una Deathwing o cose del genere. Might of Terra. Alla fine di ogni battle round, quindi turno mio, turno dell'avversario, portiamo a casa 4 punti se una o più unità nemiche sono state distrutte in questo round, ovviamente da un'unità di Adeptus Custodes, e nessuna unità di Adeptus Custodes è stata distrutta a sua volta.
Questa era difficile prima e rimane difficile adesso, perché nonostante non sembri, a questo gioco, volete o non volete, muoiono anche i custodes. La sconsiglio vivamente, la metto come situazionale semplicemente perché in alcuni casi potreste trovarvi un esercito talmente remissivo, talmente controllo campo, che avete la sicurezza di fare molte unità distrutte voi e quasi sicuramente non ricevere danni in risposta. Ma in quel caso sarebbe paradossalmente meglio attrito delle missioni generiche. E quindi ho detto tutto quanto. Ultima secondaria, Auric Mortalis. Durante il pre-battaglia scelgo un primarca o un comandante supremo del nemico o in alternativa l'unità più costosa del nemico. Farò 5 punti alla fine della battaglia se viene distrutta, 5 punti aggiuntivi se viene distrutta in corpo a corpo da modelli dell'Adeptus Custodes o dell'Anatema Psychana, che sarebbe le sorelle del silenzio, un'altra unità speciale del Codex Custodes. Se entrambe le condizioni sopra sono vere e l'unità distrutta non era nella mia zona di schieramento, faccio 5 ulteriori punti. Allora, questa rispetto a tante missioni simili è leggermente migliore, perché comunque i Custodes sono tendenzialmente molto più forti, o molto più resistenti, o picchiano più duro di tanti altri eserciti. Quindi dipende da molti fattori. In realtà sarebbe quasi da mettere come molto buona. La metto qui probabilmente perché non tutte le condizioni riesco a portarle facilmente a termine. È una secondaria che, nonostante tutto, immagino di riuscire a farci almeno quei 10 punti. È difficilissimo che un'unità costosa del nemico riesca a entrare addirittura nella mia zona di schieramento. Quindi rimane molto buona. Dipende perché, attenzione, ci potrebbero essere pezzi del nemico, unità del nemico, che non sono poi così facili da distruggere con i Custodes, anzi, probabilmente sono loro che distruggono voi. Quindi attenzione nella scelta anche qui. Andiamo poi a analizzare le secondarie di un esercito che necessitava da molto tempo di un rinnovamento, e che ha a disposizione adesso ben 4 secondarie specifiche per un esercito molto particolare, che è quello degli Imperial Knight, un esercito costituito praticamente solo da veicoli e pezzi grandi. Faccio una piccola premessa: giocando voi Imperial Knight, se l'altro esercito è aggressivo, già gli state dando una secondaria, che banalmente è abbattetelo. Quindi dovete scegliere le secondarie con estrema attenzione quando fate la lista, e con estrema attenzione le dovete scegliere in base al nemico contro cui giocate. Partiamo subito con Hill No Ground, non cedere un passo, tradotta in italiano, che aggiunge una buonissima secondaria per questo esercito, molto specifica, di controllo campo. Faremo un punto vittoria per 3 condizioni fino a un massimo per ogni turno di gioco. Se controlliamo più metà o più dei segnalini obiettivo sul campo di battaglia, e anche qui se il numero è dispari banalmente è migliore, nessun nemico è nella nostra zona di schieramento, ovviamente esclusi gli aeromobili, che a questo punto mi viene da dire che cosa dovrebbero fare questi aeromobili, visto che sono esclusi da moltissime secondarie rispetto a prima. È vero che prima erano molto abusati,
anche in virtù di alcune secondarie particolari che volenti o nolenti venivano comunque portate a termine una certa facilità con la sola presenza degli aeromobili, però vi do questa piccola diciamo questo piccolo spunto: quando scegliete di mettere gli aeromobili in lista, pensateci mille volte, perché in questo momento non vi portano a termine nessuna missione praticamente. Scusate, ultima condizione: nessun Imperial Knight deve finire il suo turno più vicino da a un qualsiasi bordo del più vicino al proprio bordo del campo di battaglia di quanto non ha iniziato all'inizio di questo turno, o non deve ripiegare. Quindi diciamo quest'ultima condizione prevede che voi giochiate in maniera abbastanza aggressiva e che non vi ritiriate di fronte al nemico, molto cavalleresca, un po' meno gestibile in alcune situazioni. Questa io la metterei sicuramente come molto buona, nonostante si fanno solo 3 punti e quindi per portarla al 15 massimo dovete lavorare veramente d'ingegno, rimane banalmente buona perché semplicemente dove si trovano i pezzi, semplicemente sapendo da dove si trovano i pezzi e o i pezzi del nemico, che fate o non fate questi punti vittoria. Ricordate che le secondarie di supremazia sul campo sono tendenzialmente più forti per questo motivo, non per questo sono più facili. Dovete partire con una strategia ben precisa, ragazzi. Onorare la casata. Praticamente se avete gli stessi o più punti onore di quanto siete partiti all'inizio del vostro turno, scusate, all'inizio del vostro battle round, fate 2 punti vittoria. Ne farete poi 3 se siete virtuosi o 2 se siete onorati. Se per assurdo la casata è disonorata, molto molto difficile come sistema di punti onore, in realtà ridurrete il numero di punti vittoria di 3. Allora, questa è sicuramente una secondaria che ci porta a 12 se non addirittura 13 punti vittoria. Questa qui è talmente forte in relazione a come è costruito l'esercito dell'Imperial Knight che la prendo per forza. La prendo per forza perché a meno che non ho a disposizione una secondaria che mi fa fare più di 12 o 13 punti vittoria, però è ben difficile trovare una cosa così sicura in Nessuna Pietà, Nessuna Tregua. Molto molto buona. Rinnovare i voti. Abbiamo una Shadow Operation specifica per l'Imperial Knight, che ovviamente non hanno accesso a quelle base, alle secondarie Shadow Operation di base, a meno di non fare delle strane alleanze con pezzi che non ci tolgono troppe regole speciali. Questa secondaria prevede che io vada al centro del campo, uno degli Imperial Knight va al centro del campo, entro 6 dal centro del campo, fa l'azione, la porta a termine, se non sbaglio, all'inizio, alla fine del turno, controllo perché non mi ricordo bene, alla fine del turno, sì, quindi molto buona, faremo 3 punti vittoria se portiamo a termine l'azione, 4 se il modello che ha portato a termine l'azione è titanico, non dico molto facile ma abbastanza facile, un punto vittoria in più se il modello che ha portato a termine l'azione è anche un personaggio, oltretutto al 4 più se portiamo a termine questa azione guadagneremo addirittura un punto onore aggiuntivo e quindi si va a sposare automaticamente con onorare la casata. Anche questa molto buona, leggermente meno buona se la missione che andiamo a giocare non prevede un segnalino obiettivo al centrocampo o se il nostro nemico
molto più aggressivo o resistente di noi. Quindi, per questo motivo, io la vado a mettere come dipende da molti fattori. In realtà è molto più tendente alla categoria di secondo livello, molto buona. Rimane molto buona. Prevede che abbiate abbastanza pezzi per cui uno non faccia niente durante la partita, durante il turno. Quindi non si abbina proprio a tutte le liste che possono venirmi in mente con questo codex molto particolare. Non è poi così male. Veniamo poi a Duello d'Onore, la più complessa, diciamo, delle secondarie, perché legata alla selezione del personaggio del generale nemico e altre due unità. Tenete conto che è un papier enorme che occupa un'intera pagina, non ve la leggo tutta per non annoiarvi. È una secondaria che insiste alla fine della battaglia, quindi è gestibile. È gestibile. Anche questa però banalmente dipende da molti fattori, perché se il generale nemico e le unità che io posso scegliere dell'armata nemica, ovviamente quelle con il valore in punti più alto, superano in resistenza molti dei miei pezzi, va a finire che non solo non riesco a portare a termine questa secondaria, ma che probabilmente mi si ritorce contro. Vado a leggere velocemente le condizioni. Onorare il re, l'unità viene distrutta da un attacco in corpo a corpo del nostro generale. Non semplicissima, non sempre il generale degli Imperial Knight è buono mandarla avanti e quasi sicuramente, difficilmente da solo riuscirà a distruggere l'unità in punti più elevata dell'esercito nemico. Personal combat. L'unità viene distrutta da un attacco in corpo a corpo di un Imperial Knight. Ovviamente condizione molto più semplice. Cowardly Cure. L'unità viene distrutta perché non è sul campo di battaglia alla fine della battaglia, o viene contata come distrutta semplicemente perché è in un trasporto, paradossalmente, o è in riserva e non ha avuto modo di rientrare. 4 punti anche questo, quindi comunque buono. Inglorious Demise. The enemy unit was destroyed by any other means. Quindi l'unità viene distrutta banalmente da un attacco da tiro o per qualsiasi altro motivo che adesso non andiamo ad analizzare. In realtà, questa secondaria viene anche abbassata in punti per ogni unità identificata che non viene distrutta alla fine della battaglia. Di contro, però, abbiamo anche un leggero guadagno di punti onore che ci possono servire per portare a termine cose particolari tipiche dell'Imperial Knight, fra cui anche le secondarie. Detto questo, io questa la metterei come vorrei quasi metterla come situazionale. La quantità di punti che riesco a prendere e il fatto che conteggio i punteggi a fine della battaglia probabilmente però la fa appartenere più a un mid tier. Detto questo, riepilogo velocissimo: onorare la casata degli Imperial Knight la scelgo per forza. Molto buone le secondarie, difendere l'altare o sacred ground della sorellanza, così come stand vigil dei custodes e non cedere il passo dell'Imperial Knight. Gestibili, ancora gestibili, li posso tenere in conto nella formazione, nella costruzione della mia lista, ma non ci parto per forza di cosa a casa. Atto di fede, Auric Mortalis, rinnovare voti e duello d'onore
rispettivamente di sorellanza, custode e sempre al night, molto situazionali, per non dire quasi ingestibili, sia Slay the Heretic che Might of Terra. Detto questo, anche questo episodio è terminato e ci sentiamo senza dubbio al successivo ed ultimo episodio delle secondarie per quanto riguarda le forze imperiali. Vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e ci sentiamo a presto. Ciao ciao!